voglio, per favore non vai a andare a scuola. Ancora 5 minuti. Non voglio andare a scuola. Odio il lunedì, anzi, odio me stessa. Oh, ho fatto un incubo. Era martedì e dovevo andare a scuola. Aspetta un attimo. Ma io sono martedì. No! Ciao. Ah, non cercavate me come mercoledì? Allora torno a dormire. Io sono una combattente. Sono una guerriera. Siamo arrivati a metà settimana e siamo ancora vivi. Venerdì è vicinissimo. Coraggio! Basta! Non ce la faccio più. Non voglio andare a scuola. E poi perché sto piangendo? Ma mi è pure venuto il ciclo. Buongiorno mondo. E anche questa settimana ce l'abbiamo fatta. Ah, com'è bello essere me. Sento già il profumo del weekend. Buongiorno. Oggi finalmente si fa festa. Sono pronta a festeggiare per tutta la mattina. Che ore sono? Ah, è già mezzogiorno. Va bene lo stesso. Sì. Ma che ore sono? Le 4 del mattino. Ah no, le 4 del pomeriggio. Oh mamma. Ma che cos'è questa? Una fetta biscottata dell'acqua? Io voglio una colazione vera. Da lunedì a dieta. Vabbè, ma lunedì prossimo, che c'entro io? Adesso sì che ragioniamo. Pensate che ho fatto un brutto incubo e ho sognato che oggi dovevo andare a scuola. Per fortuna che è il weekend. Aspetta un attimo, ma io sono martedì e sono in ritardo per la scuola! Coraggio, siamo a metà settimana, non devo mollare. Ho bisogno delle energie per un'altra giornata scolastica. Basta, non ce la faccio più, voglio stare a casa. Fatemi rimanere qui. È stata una settimana proprio impegnativa, quindi mi merito un po' di pane e Nutella. Buona. Solo di sabato, il giorno più figo della settimana, puoi mangiare per colazione patatine, cioccolata e caramelle. Ma visto che mi sono svegliata a mezzogiorno, devo fare colazione o pranzo? Farò il colanzo. Adesso voglio cioccolata e pasta asciutta. Basta, che noia, voglio dormire. Adesso mi faccio un cuscino di quaderni e mi addormento. Cosa fa lei? Prof, mi lasci stare, sono lunedì, la mia vita fa già schifo così. Oggi voglio essere una brava studentessa, seguirò tutte quante le lezioni. Iniziamo. Allora oggi faremo... Ma no, aspetti, si fermi, non ho neanche iniziato, non ho nemmeno aperto i quaderni. Non ho intenzione di fare lo stesso errore di ieri. Oggi prenderò tutti quanti gli appunti e non mi distrarrò. Ho i fogli, la penna e sono pronta ad ascoltare la lezione. Finito! Ah no, alla fine non ho preso gli appunti, però ho fatto uno splendido disegno. E queste cose le dovete fare per domani? Domani? Ma domani c'è il weekend! Oh no! Oggi non farò un bel niente, tanto tutto quanto un weekend per recuperare. Sto solo pensando a venerdì pomeriggio, al fatto che mi farò una bella merenda, andrò ai giardini e guarderò i cartoni animati. Noi neanche ci andiamo a scuola. Oh, aspetta un attimo. Io sì, in alcune scuole si va anche il sabato. Beh, invece di domenica non si va mai. Ma questa è matematica. Io dovevo fare italiano. Ecco perché non ci capivo nulla. Va bene che vado già male, però questi numeri mi avevano un po' insospettita. Tema di italiano. Devo parlare di me stessa. Perché tutti mi odiano? Che pizza. Ma da quante ore sto studiando? 5 minuti. Ma non ci credo, sembra passato un'infinità di tempo. E poi io non capisco, com'è possibile che ci sono alcune settimane in cui le professoresse da una settimana all'altra ti danno 3 pagine da studiare e invece un giorno si svegliano e dal giorno all'altro ti danno 100.000 pagine da fare per il giorno dopo.
Allora, ho inventato un metodo di studio fantastico. Faccio 50 minuti di studio e 5 minuti di pausa. Iniziamo! Oh, ma quanto tempo è passato? 5 minuti? Vabbè, allora ho un nuovo metodo di studio. Faccio 50 minuti di pausa e 5 minuti di studio. Cominciamo con la pausa! Voi tutti questi compiti tanto posso non farli. Domani c'è il weekend. Domani non c'è il weekend? Oh già, io sono giovedì! Allora devo sbrigarmi! Tutti quanti questi compiti sono per domani! Compiti? Io? Ma assolutamente no! C'è tutto il weekend per farli! Compiti? Non so neanche cosa siano i compiti! C'è tutta la domenica per farli! Ma perché venerdì e sabato lasciano fare sempre tutto quanto a me? Ci sono troppi compiti da fare! Oh, perché ho dormito per tutto il giorno? Non c'è tempo per divertirsi! Devo studiare, studiare, studiare! Domani ho 7 verifiche! Ma sì, dai, tra poco inizio. Voglio solo giocare un attimo. Oh, è già notte! Oggi mi metto a studiare immediatamente. Non voglio più studiare all'ultimo, ridurmi all'ultima ora, studiare ancora fino alle 3 di notte. Quindi oggi comincio subito. Va bene, inizio tra poco. Basta, non ce la faccio più, voglio dormire. Polipetto, aiutami tu. Che cosa? Domani è una verifica? Perché? Sì, finalmente è venerdì pomeriggio e inizia la festa! Niente compiti, niente studio, solo divertimento! Woohoo! Venite tutti qui che ci divertiamo! E posso giocare quanto mi pare! Oggi festeggiamo! Dovrei studiare, ma c'è tutta domenica, non importa! Woohoo! Yeah! Voglio ballare! Voglio cucinare! Voglio dipingere! Voglio diventare un mago! Un pirata! Voglio conquistare il mondo! Voglio solo dormire. Devo iniziare i compiti. No! Domani sveglia presto. Ho 7 verifiche da fare, quindi non posso assolutamente andare a dormire tardi. Buonanotte. Oh no, ho fatto tardi. Ma perché rimango sempre sveglia a guardare il video fino a tarda notte? Oggi vado a dormire presto perché domani mattina voglio essere bella sveglia. Guarderò solo un po' di TikTok. Oh mamma, ma sono già le 3 di notte. No, perché faccio sempre così? Vabbè, io posso andare a dormire tardi, no? Ah no, è giovedì. Uffa! Oggi è stata una lunghissima giornata, quindi mi merito un po' di riposo. Stasera mi tratto come una regina. Che buon profumo che ha. Con questa maschera sembro un mostro, anzi, sembro lunedì. Ah, ah, ah. Idratiamo la pelle con queste sfere magiche. Che relax. Ah, completiamo la skincare. Mi sento già come nuova. Idratiamo gli occhi e buonanotte. Io non dormo mai. Woohoo! Voglio divertirmi per sempre. Sì! Oh no, non voglio svegliarmi domani, voglio rimanere a letto tutto il giorno. Ma che giorno è domani? Domani è lunedì? No!